Benvenuti amici in questo nuovo video in compagnia di un gigante blu. Oggi tocchiamo con mano il nuovo Model Year, quindi l'ultimo modello di New Holland T8 435 PLM Intelligence. Questo è il Model Year 2023, come vi dicevo, ed è arrivato da pochissimi giorni dallo stabilimento di Racine. Si è fatto un lungo viaggio e ha attraversato l'Oceano Atlantico per arrivare qui in Italia. Diamo un'occhiata alle caratteristiche che mi hanno colpito di più di questa macchina. Sicuramente innanzitutto, amici, potete notare una quantità incredibile di adesivi. Eh sì, perché attraversando mezzo mondo per arrivare qui da noi, il trattore subisce diverse verifiche, controlli, dogane e accertamenti sulla qualità e integrità nel corso del suo lunghissimo viaggio. Una cosa che si nota subito sono i lampeggianti davvero particolari. Futuristici, sinceramente, amici, mi sembrano quelli di una navicella spaziale. Sono tuttavia davvero comodi secondo me, in quanto questa macchina è già di per sé molto alta e un lampeggiante può avere quei 20 cm di troppo che a volte fanno la differenza quando si passa sotto un ponte magari particolarmente basso oppure sotto fronde di alberi a bordo campo. Questi lampeggianti arrivano in linea d'aria, come vedete, perfettamente a livello dell'antenna satellitare. Non mi dispiacciono sinceramente come stile, fanno pure parecchia luce. Un aspetto che si percepisce subito di questa serie T8 è la robustezza, unita però anche a una notevole maneggevolezza che non è scontata viste le imponenti dimensioni di questo mezzo. La gommatura posteriore è notevole, parliamo di una 960-42, anche la gommatura anteriore non scherza come dimensione. Il raggio di sterzata anteriore però, nonostante la gommatura, è di 55 gradi, grazie al particolare profilo, vedete amici, del cofano, che è strutturato per adattarsi perfettamente alla dimensione delle gommature anteriori. Sempre all'esterno ho potuto apprezzare in questa nuova serie una disposizione ordinata e intelligente delle tubazioni idrauliche e della cablaggistica elettrica. Aspetto questo fondamentale in quanto una macchina di simile potenza viene sottoposta a sforzi enormi. Non dimentichiamo che monta un motore Cursor 9 da 8700 cm3. Le temperature devono essere gestite dall'imponente sistema di raffreddamento del motore. Le pressioni idrauliche sono gestite dalla pompa principale, che ha una portata di 214 litri al minuto. E le numerose centraline elettroniche monitorano costantemente migliaia di parametri. Ora, amici, potete capire, potete pensare che gestire tutto questo contemporaneamente richiede un lavoro enorme. Richiede affidabilità e una struttura ordinata. Nessun problema in questo senso per la serie T8. In cabina regnano lusso e silenzio e la percezione del comfort è praticamente immediata, così come la qualità di assemblaggio e le rifiniture, che sono un aspetto non scontato su un trattore. In una cabina di questo genere ci si possono arrivare a passare migliaia di ore ed è giusto che il comfort e la salute dell'operatore siano un requisito messo al primo posto. Il nuovo display IntelliV12 è completamente personalizzabile e devo dire che i numerosi pulsanti e le configurazioni a disposizione spaventano solamente nelle prime ore di lavoro. Ci si abitua praticamente subito. Si possono adattare a proprio piacimento le tre sezioni del monitor, quindi in alto, laterale e centrale, per gestire i numerosi parametri del mezzo a proprio piacimento. Tutto quello che vedete è tutto completamente personalizzabile. Il classico cruscotto frontale o laterale è stato sostituito da questo strumento completamente digitale, come vedete amici, frontalmente, che vi mostra le principali informazioni che possono servirvi in maniera immediata, quindi ad esempio la trasmissione autocommand, diverse spie di segnalazione e ovviamente i giri del motore. Veramente importante la disponibilità di fari e illuminazione esterna. Arriviamo con la massima configurazione opzionabile al momento dell'ordine a ben 50.000 lumen. Tutta l'illuminazione è facilmente gestibile dal monitor in cabina. Con le stagioni sempre più imprevedibili come tempi, può capitare di dover lavorare ogni giorno nei mesi più invernali e quindi dover ricorrere spesso all'illuminazione supplementare del trattore. Di aspetto robusto e pulito, il sollevatore posteriore, dove riesco ad avere molto spazio per muovermi tra le varie prese elettriche e idrauliche disponibili e per controllare l'aggancio degli attrezzi. Comodi a portata di mano, i pulsanti sui parafanghi, dove troviamo l'innesto della presa di forza, il terzo punto idraulico e ovviamente l'alza bassa del sollevatore posteriore. Amici, questo T8 435 PLM Intelligence di New Holland mi ha colpito veramente per potenza, robustezza e affidabilità. Sicuramente quando tra pochi giorni scenderà in campo farà felice il suo proprietario. E voi cosa ne pensate? Potrebbe farvi comodo un trattore simile in azienda? Lasciatemi un commento, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Nel frattempo ci vediamo in campo con questo bestione e quindi alla prossima!
Ciao!